Il presidente Matteo Renzi arriva a Palazzo Vecchio per inaugurare il Festival dell'Innovazione per Eccellenza, per la prima volta a Firenze, il Wire Next Fest. Intervistato dal direttore dell'evento, il premier ha toccato vari temi, lasciando grande spazio al legame tra politica e social. Ma c'è stato anche il tempo per parlare di politica interna ed un minuto di applausi per ricordare il presidente Carlo Azeglio Ciampi, venuto a mancare proprio ieri. Ciampi è stato presidente del Consiglio per un anno. A Firenze, in quel periodo, Ciampi non fece mancare la sua affettuosa vicinanza nel momento forse più duro della storia fiorentina, quando qui, a proposito di bellezza, a 300 metri da qui, la mafia mise una bomba sotto gli Uffizi in via dei Giorgofili. Io vorrei che anche a nome della comunità fiorentina lo ricordassimo per quel momento di reazione forte che abbiamo avuto. Allora, Presidente, è vero che oggi che il sistema pubblico in generale, non parlo solamente dell'Italia, parlo un po' in tutto il mondo, fa fatica a stare dietro all'innovazione tecnologica, forse più che in passato? Sì, è vero. È vero perché l'innovazione è molto più forte di prima. Cioè, tu non fai in tempo a girarti che il futuro che c'era prima è già finito. La scommessa, direttore, poi naturalmente parte dal coding alle scuole elementari. Certo. Perché bisogna anche ragionare di questo. Bisogna prendere atto che i nostri ragazzi, totalmente digitali, molto più di me, in vacanza mia figlia l'ha preso l'iPad, mi ha cambiato il codice, mi ha messo l'impronta digitale che io evitavo accuratamente di avere e mi ha riempito l'iPad di applicazioni. Però questa è una grandissima sfida per la politica, perché ti impone di tenere il passo e quindi occorre che in particolar modo tramite il servizio pubblico, come stiamo facendo, aiutiamo le persone che vengono da una che sono un po' più anziane di noi ad appassionarsi a questo e raccontare le potenzialità, le possibilità, sapendo anche che in questa meraviglia che è l'innovazione, come sempre, ci sono cose meravigliose e c'è anche tanta schifezza. I social sono un meraviglioso modo di interagire, di colloquiare, di stare insieme agli altri e sono anche una gigantesca fogna in alcuni casi. Leggo email, commenti, post, valutazioni varie, perché poi per me la rete è anche andare a scoprire qualche chicca. Certo. Io sono uno di quelli che pensa che, letto il libro di Alec Ross, è vero, ci saranno un sacco di problemi, un sacco di difficoltà, ci saranno nuovi perdenti, ma ci sarà anche un mondo che andrà sempre meglio. Io sono un progressista da questo punto di vista. Sono contento che ci sia 1 miliardo di persone in meno che soffre la fame negli ultimi 15 anni. Quindi credo che l'innovazione sia una straordinaria occasione di crescita, di bellezza e di ricchezza. Ringrazio il Presidente del Consiglio. Buon lavoro. Ne ha bisogno lei, ne abbiamo bisogno noi. Grazie. Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Proseguiamo con Wire Next Fest. Bello, una bella, bello, 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 b